denuncia di Pax Christi. Prima è molto buono. Come si dice? No, lo mettiamo in ordine alfabetico. Oggi abbiamo deciso così. Abbiamo un unico genere per cui scriviamo l'ordine alfabetico. Quindi Dinucci ci ha fatto la cortesia di venire direttamente dalla Palestina, infatti è arrivato adesso. Inelli è arrivato adesso mezzogiorno, giù lì, si è riuscito a mangiare una pizza ed eccolo qui. Ha dormito abbastanza poco stanotte. Però siamo contenti di averlo qui da noi, il coordinatore per l'Italia centrale di Pax Christi. Il nostro Mario invece è un ritorno di Mario qui da noi e lo ringraziamo per essere qui, anche lui coordinatore, scusatemi, anche lui promotore del Comitato La Guerra Non Ha. Io invece sono del Comitato Contro la Guerra Milano, non le guerre, perché per noi non tutte le guerre sono uguali, perché ho spiegato degli scolari di primaria recentemente, quando si parlava della violenza è stato detto che la forza, quando viene esercitata per colonizzare, per opprimere, per conquistare, è violenza e diviene guerra di aggressione. La forza, quando viene esercitata per difendersi, per emanciparsi, per resistere, e ho chiesto alla bimba cosa diviene e mi ha risposto per liberarsi, e quindi è guerra di liberazione, come la guerra di buona memoria che abbiamo conosciuto del Vietnam. Perché occorre tracciare delle discriminanti e perché l'elitismo in questa città non deve farla da padrone. Dobbiamo serrare le fila, rompere i recinti, allargare il respiro e parlare alla società. Perché noi sappiamo che cosa è stato il Vietnam. Noi sappiamo che cosa è stato il Brasile e anche oggi c'è delle prove tecniche di trasmissione sulla. Noi sappiamo che cosa è stata l'Argentina, non l'Idea. Noi sappiamo che cosa è stata la Sabak dello Shah in Iran, quando fu detto organizzato Mossadegh. Sì, è vero, io ero nato, ma si può andare a cercare. Così come noi sappiamo che Kissinger, che fa parte di un think tank, è originario, lui è fondatore di questo think tank, che da voi conosco all'università, presso cui lavorava anche, studiava un giovane ricercatore che si è recato in Egitto. Ecco, il think tank è stato fondato da Kissinger e da vicino a sé gente come Wolfowitz, Groponte, Kagan, marito di Victoria Nuland, una delle maggiori sostenitrici del golpe in Ucraina di Euromaidan. Occorre riordinare le idee, occorre elencare e allineare le cose. Quando le cose sono disordinate, tutti i gatti sono bigi. E quando ognuno è colpevole, tutti sono colpevoli, sapete che cosa succede? Non c'è un colpevole. Perché sono tutti colpevoli. C'è una sorta di amnistia che passa indisturbata e silenziosa. Noi no. Noi crediamo che ci siano delle differenze. E crediamo che siamo qui per fare altra parola importante. Informazione. Noi non facciamo controinformazione, ci pensano già in India, ci pensa Italia 1, ci pensa la RAI, ci pensano, sì, certo, qualche goccina di verità ormai sta affiorando, perché essendo l'Europa subalterna agli interessi degli Stati Uniti, talvolta paga dei prezzi per causa degli Stati Uniti. E dall'ottobre di oggi il video di Imposimato è di 3 giorni dopo, quando noi ci troviamo alla Camera del Lavoro. È per quello che abbiamo voluto pubblicarlo stasera. Beh, dall'ottobre a oggi voi avete visto che cosa è successo. Fino a queste ore, quando un capo di Stato libico arriva, mancava solo che chiamasse il battaglione San Marco via mare, perché probabilmente la terra non era sicura. Quindi quel governo, evidentemente, per avere paura a fare viaggiare chi lo dovrebbe dirigere, un governo che, come voi sapete bene, dovrebbe chiedere il nostro intervento. E noi ritrosi, e gli Stati Uniti che chiedono, voi dovete
È una situazione, quella del 23 ottobre ad oggi, che ha visto molti passaggi, tanti passaggi. Voi avete assistito a questi passaggi e quelli attenti che sono qui in questa sala oggi, ognuno di loro ha avuto modo di commentarli nel proprio intimo, dicendo: ma guarda che cosa sta succedendo. Nel frattempo ieri ci hanno annunciato che 10 miliardi sono quelli che mancano all'appello per la sanità pubblica. Ne avevamo parlato in ottobre qui. Avevamo dei problemi alla De Marchi, con i bambini che sono lungodegenti per malattie anche degenerative, per questioni genetiche. Mancavano i dentini a Milano. Avete visto che cosa è successo in questo periodo? E io credo che tornarci sopra sarebbe solo farvela troppo lunga. Lascio quindi la parola a Giulietto, ringraziandolo per essere qui. Intanto buonasera a tutti, sono molto contento di essere qui e di guardare quanti siete, quanti siamo. È un buon segno di pomeriggio avere tanta gente così, anzi direi è un buon segno avere tanti intellettuali qui presenti, perché voi siete tutti degli intellettuali, forse non ve l'hanno sempre detto, ma è bene che lo teniate presente, nel senso preciso che quelli che stanno fuori da qui, nella loro stragrande maggioranza, sto parlando del 99% della gente che sta girando nelle strade di Milano, non sa niente di tutto ciò di cui stiamo parlando quest'oggi. È la prima considerazione che dobbiamo tenere presente, perché se pensiamo che gli altri sappiano quello che noi sappiamo, ci sbagliamo. Quando nell'autunno scorso con un gruppo di amici abbiamo lanciato a Roma l'idea di costituire un comitato permanente contro la NATO, per l'uscita dell'Italia dalla NATO e contro la guerra. Prego di non disturbare coloro che sono intorno con delle suonerie. Chiedo a tutti di silenziare il telefono, così come abbiamo fatto noi. Io